Nino Guanciale torni con l'allieva terza stagione, però noi abbiamo sentito dei rumor che avevano un attimino allarmato i fan, perché sembrava che non avessi tutta sta voglia di fare questa terza stagione. Quindi che cosa ti ha convinto poi a farla? No, ma non è un fatto di voglia, perché figurati se uno non si affeziona in prima persona a un personaggio a cui le spettatrici e gli spettatori si affezionano. I primi ad amarli questi personaggi siamo noi, quindi è miope, no? Pensare che ce ne stanchiamo. Il ragionamento è diverso. A uno farebbe piacere fare sempre lo stesso gioco nella vita perché funziona, però il pubblico poi lo sa. Bisogna rispettarlo non arrivando a stancarlo, e il pubblico si stanca nel momento in cui tu di una cosa che funziona continui a reiterare semplicemente meccanismi che girano bene, sono liati e sono sempre gli stessi. Io ho riconosciuto nella terza sceneggiatura, ovvero nello script, nel copione della terza stagione dell'allieva, l'occasione, ma io come anche Alessandra e gli altri attori del cast, di raccontare qualcosa di nuovo di questi personaggi. Dunque, accanto a quello che funziona del loro rapporto da sempre e dei loro caratteri singolarmente da sempre, ci sono delle novità importanti. Claudio entra in una crisi di riferimenti molto forte in questa terza stagione, lo si vede fragile come non lo si era visto nelle prime due, e questo credo sia la ricchezza di un personaggio se uno guarda i tre capitoli, no? Nell'insieme. Questo nonostante, diciamo, oltre che lei, anche tu sei stato promosso, no? Sei diventato direttore. Sì, c'è una promozione, però c'è anche una nuova direttrice suprema dell'istituto, ed era il posto a cui Claudio in qualche modo ambiva, pur essendo ancora troppo giovane evidentemente per poterlo fare. Quindi se da un lato la sua posizione gerarchica è cresciuta, dall'altro, nonostante comunque Alice sia una professionista che si affaccia in quel momento alla professione autonoma, la simmetria tra le due parti qual è? Che Claudio è un medico già arrivato molto in alto, che per fare un ulteriore salto, diciamo così, definitivo, trova grandi difficoltà. Più in alto sei, più difficile diventa scalare ancora. Alice invece vive quella fase che ognuno aspetta di vivere nella vita, quella rampante in cui hai studiato, hai talento, cominci a lavorare e ti si riconosce di avere questa capacità. Quindi a questa fase rampante di un medico che si comincia ad affermare, c'è la fase, si va in parallelo la fase di stasi, inevitabilmente, ma per l'età, per il momento, no? Insomma, poi magari si cresce ancora, pur con più difficoltà, di CC. Quindi questo crea, ovviamente, assieme al fatto che il rapporto maestro-allieva viene sconvolto dall'autonomia di Alice, una crisi in qualche modo di relazione. Quindi, come vedete, ci sono quegli elementi di novità dei quali ho semplicemente parlato quando ci siamo visti qui 2 anni fa per la seconda stagione. Se ci saranno degli elementi di novità sostanziali, faremo la terza. Però non sono finiti. Esatto. Ti arriva anche un fratello dal Brasile, un fratello che è un po' addirittura, cioè il tuo opposto. Sì. Quindi saranno problemi. Ma perché non è rimasto in Brasile? Cioè, è quello che mi chiedo ancora, ma non tanto Giacomo Conforti, proprio Assisi, perché non è in Brasile? No, perché poi in questo momento in Brasile, diciamo così, una bella radura in foresta amazzonica senza un problema al mondo, perché non ci andrei, non lo augurerei di stare nel Brasile di Bolsonaro in questo momento, neanche a Sergio Assisi. No, ci siamo trovati molto bene. Anche questo, il fatto che ci fossero dei nuovi ingressi importanti, perché Sergio e Antonio sono due attori importanti che sono arrivati a fare due personaggi catalizzatori di grandi novità all'interno della stagione, della terza stagione. Beh, a me hanno convinto che ci fossero gli sviluppi sufficienti per poter dire ok, andiamo su questo terzo capitolo che racconta molto altro, diciamo, di Conforti e di Alice. Quindi ecco, non era un problema di voglia, era un problema di prospettiva. Devo dire che ce ne sono tante di cose belle, nuove, stimolanti in questo terzo capitolo. Ecco, tra l'altro tu, il personaggio di Claudio, diciamo che si è ammorbidito un bel po', riesce finalmente un po' a esprimere i suoi sentimenti. Però tu personalmente quale delle due versioni preferisci? Ma io sono affezionatissimo alla cattiveria di Conforti, perché è molto liberatoria. Il fatto che non si censuri e che abbia un modo che evidentemente è una tecnica di autodifesa, no? Per schermarsi dalla violenza della realtà, di liquidare con una battuta cinica sempre in time, sempre puntuale, le cose storte, no? della vita. O quelle che
mettono in crisi le proprie sicurezze, insomma, ce lo ricordiamo che cosa abbia detto dell'amore con forza nella prima stagione, una specie di malattia che colpisce il cervello nella regione mesencefalica, se non vado errato, e molte altre che però continuo a dirne in questa terza, perché non è che la cattiveria lo abbia abbandonato, è che i fattori di crisi sono tanti e anche uno così granitico, come l'abbiamo visto nella prima soprattutto, ma anche in parte nella seconda, vede sgretolarsi i riferimenti e non rimane spiazzato, come succede nella vita. Questa è una cosa bella del copione, che se uno guarda le tre stagioni, in effetti non c'è mai la tendenza a prendere i personaggi dove li si è lasciati. Li si riprende sempre qualche passetto più in là rispetto a dove li si è lasciati, in modo da stare appresso anche a quella che è la dimensione della realtà. In effetti tutto cambia, tutto cresce, evolve, e così è anche dalla 1 alla 2 alla 3 di questa serie. Quindi anche il vostro rapporto però appunto viene un po' cambiato, sì, no? Da tutte questi nuovi arrivi, queste nuove mansioni, sì, questa mancanza di tempo per stare insieme, quant'altro. Sì, è la storia di tanti rapporti, anche lì dove il sentimento è fortissimo. Peraltro questo sentimento fortissimo fra Alice e Claudio è da sempre in qualche modo condito dalla dinamica di discepolanza, no? della verticalità del rapporto fra maestro e allievo, oltre che dalle spigolosità di carattere di Claudio e dalla goffaggine esistenziale che soprattutto all'inizio toccava Alice. Tante cose mutano, adesso i due più grandi, insomma, si confrontano concretamente con alcune cose che o hanno allontanato, come ha fatto Claudio, che insomma è un po' più grande di Alice, e come ancora non ha affrontato invece Alice. Quindi da come la guardi, entrambi sono alle prese con delle novità. E queste novità sono minacce, certo, per una relazione. Però credo che ci sia il materiale per poterci si riconoscere, come è stato nelle prime due. Ecco, ma tu come ti spieghi questo grande successo che ha avuto l'allieva? Qual è stata, secondo te, la formula, la ricetta vincente? Ma da un lato c'è la grande freschezza che è portata sulla serie dalla freschezza effettiva che sul set esiste nell'alchimia dei rapporti fra chi ci lavora, sia artisti che tecnici. E dall'altro c'è il fatto che è una serie che consente un margine di idealizzazione e oltre che di medesimazione nelle figure, e quindi corrisponde a, diciamo così, certi sogni o aspirazioni, no? In termini relazionali, parlo soprattutto del Côté Rosa, diciamo, delle spettatrici soprattutto, ma non solo, perché poi ne conosco tanti di ometti che o torto collo o per spontanea volontà si sono appassionati alla vicenda, e quindi ecco, è facile riconoscersi perché le dinamiche fondamentalmente sono dinamiche relazionali che ci si ritrova davanti spesso nella vita quotidiana, ovviamente con la trasfigurazione in un prodotto di intrattenimento prima di tutto come questo. E dall'altro c'è il fatto che la corda di questa relazione fra i due, di questo amore, è tesa e sempre contrastata da qualcosa che non è una minaccia esterna, ma viene dal rapporto stesso. Il rapporto alimenta anche le proprie stesse possibilità di crisi, soprattutto in questa terza stagione, dove quello che era stato un fattore di crisi, maestro allieva, diventa un problema anche lì dove decade. Quindi in questo penso che sia possibile, no, che ognuno ci riconosca un pezzetto anche della propria storia. E quindi per chiudere in modo circolare, partendo da dove avevamo iniziato, quante possibilità abbiamo di vederti nell'allieva 4? Io penso che finora si sia fatto un bel lavoro nel rispetto dei personaggi e del pubblico. Li si sia raccontati sempre con sfaccettature nuove, cercando di non iterare semplicemente, come dicevo prima, ciò che già funzionava. Spero che anche il lavoro di questa terza stagione venga apprezzato da chi ha amato la prima e la seconda e ha mostrato di amarle tanto anche guardando così massivamente le repliche, e poi vedremo. Cioè, però magari se mi portano Di Caprio come nuova entrata, magari ce lo faccio. Ma basta che sia senza Sergio Assisi, insomma.
tutta la vita, sì, tutta la vita. Va bene, proprio ultimissima, e dopo l'allieva dove altro li vedremo? Ma a parte appunto il teatro, che in alcune realtà comunque riesce a proporre dei modi di lavoro, di lavorare più sicuri, riparati, intelligenti, come economizzazione delle risorse. Io salgo adesso su a Modena a fare la regia di uno spettacolo che si chiama La mia infinita fine del mondo, scritta da un drammaturgo uruguaiano contemporaneo, Gabriel Calderón, molto bravo, e lavorerò con un ensemble fisso di attori del teatro di Modena, ERT, Modena, Bologna e Cesena, e che ha fatto una scelta, insomma, fino a gennaio, lavorare tendenzialmente con un gruppo selezionato di attori, facilmente monitorabile, da tenere in sicurezza anche dal punto di vista sanitario, su produzioni con un certo limite di budget e costruite per incontrare il tot di pubblico che in questo momento si può avere in sala. Io ho deciso di sposare, sono un artista residente in pratica di ERT, la mia storia teatrale coincide tanto con quel teatro, però ho deciso proprio di sposare questa linea che mi sembra intelligente per fare teatro in maniera sicura, economicamente intelligente all'epoca del Covid. Mi piacerebbe che anche altri teatri si gestissero con questa intelligenza autonoma. E al di là del teatro, che pur tra tante difficoltà si cerca di continuare a fare e sul quale si aspetta le risposte che prima dicevo, adesso partirà un nuovo set a fine, insomma, nel corso dell'autunno, Sopravvissuti, questa coproduzione internazionale tra Rai, ZDF e France TV, e un lavoro da cui mi aspetto molti stimoli nuovi. E niente, poi Ricciardi, il commissario Ricciardi, si sta finendo di limare in post produzione, e credo che in questa stagione ci sarà la possibilità di vedere anche quello. E poi la lima 4, come abbiamo detto poco. Ciao. Ciao.